ormai passata una settimana dalla chiusura delle tre, che quest'anno ci ha lasciato con un po' di amaro in bocca. L'edizione 2018 della Fiera Losangelina si è infatti contraddistinta per numerosi alti e bassi e, nonostante i tanti annunci, ha deluso molti fan. Colpa sicuramente delle altissime aspettative della vigilia e soprattutto dell'assenza di tanti pezzi da 90 che si davano ormai per certi. In questo video passiamo in rassegna i 10 che più ci ha stupito non vedere a Los Angeles. Partiamo con un titolo che sarebbe dovuto essere uno dei grandi protagonisti della fiera, ovvero Metroid Prime 4. Dopo il teaser trailer dello scorso anno erano infatti in tanti, anche tra gli addetti ai lavori, a scommettere su una presentazione più corposa alle 3 di quest'anno. Invece Nintendo ha preferito dare spazio ad altri giochi nel Direct, focalizzandosi soprattutto su Super Smash Bros. Per Switch. Tra l'altro, l'annuncio di Ridley a fine video è stata un'ulteriore beffa, visto che i fan speravano in un trailer a sorpresa come bomba finale. Rimaniamo in casa Nintendo, con un altro gioco che manca su console fissa dai tempi di Wii, Animal Crossing. Gli appassionati lo chiedono a gran voce ormai da diversi anni, ma non sembra essere ancora arrivato il momento dell'annuncio di un nuovo capitolo. Altro assente di lusso di un Nintendo Direct un po' sottotono è stato Bayonetta 3. Il terzo capitolo della serie Platinum Games è stato annunciato con un teaser molto breve durante i The Game Awards 2017 e dopo la pubblicazione del porting dei primi due capitoli, in tanti si aspettavano un'uscita a breve. Invece, sembra proprio che Hideki Kamiya voglia andare con calma e prendersi tutto il tempo necessario a completare il gioco. Del tutto prevedibile, invece, l'assenza di Red Dead Redemption 2, visto che Take-Two e Rockstar da anni continuano a snobbare le fiere. Eppure, tutti speravamo in segreto di vedere qualcosa alle 3, magari proprio durante la conferenza di Microsoft o di Sony. Anche l'assenza di Borderlands 3 non è stata una sorpresa, ma gli sviluppatori di Gearbox Software lo hanno reso noto solo a pochi giorni dalla fiera. Tanti quindi avrebbero voluto vederlo, specialmente dopo la tech demo mostrata alla GDC ormai più di un anno fa. Ci aspettavamo anche qualche novità su Shenmue 3, soprattutto dopo che lo scorso maggio il team ne ha posticipato l'uscita al 2019. Invece, anche in questo caso, siamo rimasti a secco e ci siamo dovuti accontentare dell'annuncio dei porting per PC della remastered dei primi due capitoli della serie. Di Splinter Cell si è parlato davvero tantissimo nel corso dei mesi precedenti alle 3. L'annuncio di un nuovo capitolo della serie di Tom Clancy era quindi ormai considerato cosa fatta. Invece, durante la conferenza Ubisoft non è stato annunciato nessuna nuova avventura di Sam Fisher, smentendo di fatto tutti i rumor della vigilia. Titolo di punta della conferenza PlayStation del TGS 2017, Left Alive ha suscitato subito molta curiosità, complice la partecipazione al progetto di nomi eccellenti come l'artista di Metal Gear Solid Yoji Shinkawa e il mech designer di Xenoblade Chronicles X Takayuki Yanase. Le tre poteva quindi essere un'ottima occasione per saperne di più, ma a questo punto non ci aspettiamo di rivederlo in azione prima del prossimo Tokyo Game Show. Dopo il fragoroso successo al botteghino di Infinity War, pensavamo tutti che Square Enix avrebbe capitalizzato il momento per rivelare nuove informazioni su The Avengers Project. A quanto pare, però, anche per questo nuovo gioco sui supereroi Marvel dovremo attendere ancora un po'. L'assenza in assoluto più rumorosa di questo E3 2018 è stata senza dubbio quella di un altro titolo Square Enix, ovvero Final Fantasy VII Remake. Gioco tra i più attesi dagli appassionati di tutto il mondo, il remake del settimo capitolo della serie continua però a farsi desiderare e a ispirare più dubbi che certezze. Come procede lo sviluppo? E riusciremo sul serio a vedere qualcosa di nuovo entro la fine di questa generazione? Lo sapremo solo nei prossimi mesi, o forse anni, chi lo sa. Questi erano i nostri 10 grandi assenti delle 3 2018. Ma ci sono tanti altri giochi la cui presenza in fiera era data per certa e che poi non si sono presentati. Voi quale aspettavate di più? Come sempre, fatecelo sapere nei commenti al video.